Ciao ragazzi, come state? Oggi apriamo una nuova LOL Surprise della serie Wave 2 delle Under Wraps. La scorsa volta ho trovato lei, che è veramente molto molto cute. Quindi niente, apriamo e scopriamo chi troverò questa volta. Allora, iniziamo, vediamo se questa volta riesco ad aprirlo in maniera decorosa, ma mi sa già che l'inizio non è promettente. Ok, ce l'ho fatta. Vabbè, come non detto, questa l'ho acquistata in un negozio vicino a me, quindi non l'ho presa su Toy Shop, infatti appunto è distribuita da Giochi Preziosi, e questa l'ho pagata 23,90 euro. Sono rimasta un po' allibita perché l'altro giorno sono stata anche a Venezia e le stesse, quindi ragazzi, le stesse identiche, precise, spiaccicate, cioè proprio niente di differente, le ho trovate a 31,90 euro. Cioè, è pazzesco. Cioè, veramente, ragazzi, io spero che nessuno le compri a quel prezzo perché veramente è fuori per fuori. Cioè, ricordiamoci che comunque sono delle bamboline. Mamma mia, quanti giri! Ok, ce l'ho fatta forse. Ok, lasciamo stare. Ecco la nostra lente di ingrandimento. Vedo già che la box, sì, la box, la pillola è azzurra. Quindi è diversa dalle altre che ho trovato. Quindi per l'appunto non si tratta di una di una LOL rara o ultra rara. Allora, vediamo il messaggio segreto. Abbiamo una freccia in giù e poi dei pesciolini tipo mare, quindi Under the Sea. Come la canzone della Serenetta, Under the Sea. Ok, cioè guardate questa, come faccio ad aprire una cosa del genere, ragazzi? Va bene. Aiuto, quindi questa è la versione della sirena. Mi sembra di aver visto. Ok, infatti, che forte, bellissima. Allora, cominciamo cercando i vari indizi. Quindi, allora, dovrebbe essere fuoco e ghiaccio? No, corona e diamante? No. Pioggia e sole, no. Simbolo della pace e cuore, ok. E il primo l'abbiamo trovato. Poi cambiamo. Allora, fuoco e ghiaccio dov'è? Ok, fuoco e ghiaccio, no. Corona e diamante, no. Sole e nuvola, no. Cuore, no. Fortuna, sfortuna, sì. Ecco il secondo sacchettino, dove sono delle no, sono degli stivaletti. Poi andiamo qui, dolce salato, al primo colpo, fantastico, eccolo qua. E per finire apriamo la nostra sirena. Guardate che forte, la trovo bella. Allora, vediamo. Al primo colpo, cioè ragazzi, incredibile. Ok, quindi vediamo intanto questa sirena. È fatta veramente molto bene, mi piace tantissimo. A parte, diciamo, questi occhiali che anche questi appunto si possono poi rimettere, vedete, sempre tramite bottoncino.
Dietro gli hanno fatto questo toppino tutto rigato, cioè tutto allacciato tramite fili. La coda è bellissima, tutta a squaglie, anche le pinne sono veramente un amore. E davanti abbiamo questa super mega collana di perle con quattro fili di perle, bellissimo, anche qua il braccialetto. Cioè, quindi veramente fantastico. E no, non sta in piedi da sola. Quindi andiamo a vedere i nostri sacchettini e vediamo, scopriamo che LOL è. Al momento non mi viene in mente nulla. Allora, oh, qui c'è un braccialetto borchiato dorato e basta. Sì. Poi no! Oh mamma mia, ho capito chi ho trovato. Ok. Qua abbiamo gli stivali, mamma mia, guardate. Gli stivali con le suole rosse, che se non ricordo male, mi pare che si chiamino le Jimmy Choo. Potrebbe essere, non lo so, non sono una che segue, però mi sembra che chiamassero così. E poi la Battle molto leopardata, cioè super cool. Ok, è arrivato il momento di aprirla. Allora, questa, siccome sarà il primo sirena che ho, non voglio romperla, perciò stacchiamo pezzo per pezzo. Yeah, proprio lei. Ha tutto il viso con delle macchie, quindi può darsi che cambi colore. Chi lo sa? Eh sì, cambia decisamente colore. Che fortuna! No. Wonderful. Allora, vediamo subito nella checca. Eccola qua, è Fierce, che è appunto una popolare. E cambia, ho beccato quella che cambia colore. Che fortuna! Due su due cambia colore. Sono proprio contenta. Quindi, che dire, mettiamola un attimo in congelatore e vediamo questo cambio di colore. Non so se anche l'abbigliamento cambierà colore, non credo, però mettiamolo lo stesso, non si sa mai. Quindi, niente, passiamo a raffreddarci un pochino e ci vediamo dopo. Bye bye! Ed eccola qua, mamma mia, che cambiamento fantastico! Anche i baffettini sono spuntati dietro, cioè è veramente molto, molto carina, molto particolare. Il vestito invece non ha fatto nessun cambio, quindi è rimasto quello che è, però devo dire che è veramente impressionante. Bello, bello, bello. Allora, ora le metto il vestitino. Devo dire che sono tutto sommato contenta di aver trovato questa LOL. Non era una delle mie principali che volevo trovare, insomma. Aiuto, troppo stretto questo toppino. Sempre paura di tirare troppo. E allora. Ce l'ho fatta, mamma mia, oh. Poi la culotte. Si è piegata dietro, mamma mia, oh. Sti vestitini.
Ok, ce l'ho fatta finalmente. Ora mettiamo gli stivali. No. Due. Il braccialetto. Ed eccola qua, ce l'ho fatta. Beh, devo dire che sono molto contenta. Questa è una LOL molto carina, diversa dalle classiche, insomma. Quindi sono veramente molto felice di averla trovata. Voi cosa ne pensate? Vi piace? L'avete già trovata? Scrivetemelo giù nei commenti. Bene, e quindi ora abbiamo l'accoppiata così. Non c'entrano niente insieme, ma sono troppo carine. Anzi, notavo che, guardate, la faccina di lei è veramente piccolina a confronto alla sua. Però sì, sono molto carine. Poi sono stata anche molto fortunata perché sono entrambe cambia colore, quindi veramente sono molto felice. Nella check vediamo. Sì, non erano per forza cambia colore. Questa avrebbe potuto fare la pipì. Mentre questa le usciva l'acqua dalle orecchie, quindi vabbè. Io di questa serie ma onestamente, forse questa mi piacerebbe ancora, Yin BB. Questi qua ci sarà sicuramente Yang BB. Magari potrebbe essere proprio anche un maschietto. Chi lo so, potrebbe essere. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Quanti di voi stanno facendo la collezione? Quante invece le hanno già anche finite? Scrivetemelo giù nei commenti. Io vi saluto, vi mando un grande bacione, un grande abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!